qui al Porterista stasera è davvero la festa del calcio lucchese, perché molte persone si sono quasi riappropriate dello stadio cittadino, e questo grazie a Fabio Balzanti, l'assessore, che, come abbiamo detto e glielo diciamo, ha voluto diciamo insieme agli organizzatori fermamente che ci fosse questo ritorno, che lo stadio si riaprisse davvero alla città e non solo alla Lucchese, come è giusto? Una bellissima festa, della quale ringrazio la Lucchese, perché bravo. su richiesta dell'amministrazione ha dimostrato subito. La Lucchese si è affidata anche? Si è affidata e quindi ci ha messo a disposizione il Porterista, che ricordo ce l'ha in concessione. È una bellissima festa, un sacco di gente, un sacco di genitori, è stato molto emozionante prima vedere nella categoria esordienti, che ha vinto il Tau per 2-1 contro l'Atletico, vedere anche l'esultanza dei ragazzi, dei bambini quando hanno fatto gol, e sentire, no, l'appartenenza al tempio del calcio lucchese, e vedere anche, pensare che stasera stiamo disputando una finale qua. Comunque vi faccio vedere anche un po' di gente, che qui ora siamo in attesa della seconda finale, ma qui c'è un sacco di gente e ora... Sì, adesso stasera verrà anche il sindaco Mario Fardini a premiare la finale degli Juniores tra Folgor Marle e sempre Tau Calcio, quindi una serata di calcio, di allegria, di aggregazione nella nostra casa, nella casa del calcio di Lucchese. Quindi io personalmente sono contentissimo, spero lo siano anche i ragazzi soprattutto. Ma sì, perché ho sentito tanti che dicono ragazzi emozionati, sono venuti ragazzi di altre società della zona, della Piana, per vedere il Porterista, ragazzi del San Baccario sono venuti a fare raccattapalle, sono quelle piccole, ecco. Al suo fascino indubbiamente, quindi... Si può proprio dire, no, che la città rivive il suo stadio in una cosa extra lucchese, come è giusto che sia. Giusto che sia, nelle finali di un torneo provinciale bellissimo, le ragioni per le quali ringrazio io voi, San Baccario, Scaragol, per l'organizzazione, quindi un po' la ciliegina sulla torta per questa bellissima edizione del settembre lucchese. E speriamo, no Fabio, ora metto le mani avanti, che questa ora tradizione si riprenda e non si interrompa più, no? Che ci sia sempre un appuntamento fisso. L'anno scorso avevamo annunciato, avevo preso l'impegno a Porchiari nella finale di riportarla qua, è ovvio che è un impegno. Non si deve più perdere. Non si deve più perdere, cioè questo deve essere il luogo naturale della finale del settembre lucchese. Perfetto, grazie Fabio e alla prossima.